Buongiorno, questo è il mio primo video del 2020. Siamo al 5 di gennaio, oggi è domenica. Oggi facciamo un pranzo in famiglia per stare, diciamo, insieme. Mia madre ha voluto che stessimo insieme a mia sorella. Voleva farlo domani, però domani, siccome è la Befana e sinceramente non sappiamo che cosa facciamo, magari abbiamo preferito, magari domani preferiremo uscire, eccetera, quindi ci incontriamo oggi. Allora, per concludere il pranzo di oggi ho deciso di fare una cheesecake, soltanto che la faccio cotta perché mi sarà in attesa e quindi per evitare che qualcosa possa farle male. E quindi la facciamo cotta ed è la mia prima volta che la faccio cotta perché io per sbrigarmi o comunque ho questa ricetta collaudata dalla mia cheesecake, panna e mascarpone che va sempre bene fredda, soltanto che là ci metto l'uovo e quindi evito e la faccio cotta per mia sorella e speriamo che riesca, sennò andremo a buttare dolce, ma va bene. Ok, quindi adesso preparo la cheesecake. Poi faccio i piatti di ieri sera che non ho fatto, perché ieri abbiamo fatto la pizza in casa, non siamo usciti, faceva freddo, ho fatto per la seconda volta la pizza con una ricetta presa da un canale YouTube che non mi ricordo, comunque uscita benissimo e quindi abbiamo mangiato, non è passato niente, no, solo dei pezzettini. Quindi dolce, piatti, letti se si svegliano i bambini, caffè nel mezzo, shampoo e restauro. Buon 2020. Per questa cheesecake ho come sempre frullato dei biscotti, quelli che avevo in casa, avevo dei semi in pannistelle e poiché erano pochi ci ho aggiunto anche degli abbracci. Ho fuso 100 g di burro, ho amalgamato tutto e formato la base che ho messo in freezer per una mezz'oretta. Nel frattempo ho preparato il cuore di questa cheesecake, due albumi montati a neve, a parte 100 g di zucchero con i due rossi, poi ho messo 250 g di mascarpone, un po' di panna liquida che avevo, 70 g di farina e poi del formaggio spalmabile. Ho amalgamato il tutto, messo nella teglia e messo in forno. La ricetta originale diceva di cucinare per 50 minuti, ma 50 minuti sembravano un po' troppi, quindi l'ho fatta stare per 40. Nel frattempo che la torta cucina, ho ovviamente sistemato la cucina con tutti i piatti che avevo da fare. Non mi chiedete ancora della lavastoviglie, ragazza, non c'è spazio, non so dove metterla, quindi non posso comprarla. Comunque l'unica cosa buona di queste vacanze è che sono finite. Io non so voi, però di averle a casa tutto il giorno, ogni giorno, con un continuo litigare, mi sono rotta. Cioè non è che i pomeriggi a casa una volta entrata la scuola siano diversi. È un continuo litigare, sempre e comunque. Però perlomeno hanno poi il ritmo della scuola, quindi devono comunque riprendere le loro cose normali. No, non profuma di dentifricio, profuma di fragola. Eh sì, ma questo è l'odore quando tu prendi il dentifricio. L'odore, il dentifricio ai frutti, a tutti i frutti, sì. Alla fragola, profuma di questo odore. Profuma di questo odore. E questo? Nicole, martedì a scuola! No, io non ci voglio andare. Scappando devi andare, altri non ci voglio andare.
questo voglio capire. Siccome c'è tappo, è io non ci fastidio. voglio. Mi È questo. fai ridere. Non profumo per la fragola, profumo credo al limone. Credo. Martedì è il giorno più dimenticabile del giorno. Più indimenticabile dell'anno, vero? Sì. Vuoi andare a scuola? Martedì sarà il lunedì più lunedì di tutti i lunedì. Con Martedì ci si il mette. rientro, mamma. No! Goduria, goduria. Cioè avrò 2 ore di pomeriggio senza sentirvi. Goduria. Goduria. Allora. Scemoria. Tumo. Allora, Scemoria. chiaro qua. Ma che poi chiaro, diciamo, voglio vedere chi è che l'ha inventato questo chiaro. Va bene. Scuro qua. Mamma mia, è troppo di rossetto. Voglio mettere il mio rossetto. Voglio farci vedere come mi metto il rossetto da sola. Posso farvi vedere come mi sono truccata il rossetto? Il rossetto, gli altri scuro, non è chiaro, non è allargate. È scurissimo. Andiamo. Cerchiamo di stringere questo naso. Stasera, babà, stasera invece si sta a casa. Si sta a casa stasera? Non Sì. si esce? No, no. Domani si esce perché la befana vendi notte con le scarpe. Che ci porteremo questi panettoni fino a Pasqua. Cacchio, ci danno a fare se prima li mangiamo. Credo che tutti si trovano in queste condizioni oggi, che è 7. Stiamo tutti togliendo gli addobbi. Goduria. Troveremo brillantini fino a Pasqua. Ci troveremo brillantini fino a Pasqua. Babà. Babà. Da notare che io ho fatto veramente l'ite con le luci di questo albero slim. Non pensavo, ma ci ho fatto l'ite.
Bene, ci si rivedrà alla prossima.